Salve a tutti e benvenuti nell'Italia Maker. Oggi siamo qua con un prodotto molto esclusivo, appena presentato, molto atteso, molto chiacchierato, molto discusso, ovvero la nuova Leica Q2. Sorella del celebre successo di Leica, questa nuova Leica Q2 porta molte migliorie a un corpo che già era perfetto. Analizzando il corpo, appunto, vediamo la scritta Leica Q2 posta qua e da sopra già vediamo una prima differenza. Ovvero il pulsante di scatto non ha più tre, diciamo, posizioni come c'era precedentemente, quindi scatto singolo, continuo o acceso, ma soltanto acceso e spento. Sempre pulsante è stato rivisto il pulsantino di scatto, migliora il grip e è più, solida la risposta del pulsante, cosa che avevamo già apprezzato nella Leica QP rispetto alla Leica Q liscia. Oltre a questo, un'altra novità è questo pulsantino all'interno della ghiera. Questa ghiera già la conoscevamo, la ghiera personalizzabile per sovra, sottoesporre o cambiare l'ISO, guadagna adesso appunto un pulsante sopra anch'esso personalizzabile. L'obiettivo è il medesimo 28 mm su Milox F1.7, già conosciuto e già molto apprezzato, non cambia appunto nulla sul corpo frontale. Esteticamente quindi sopra rimane molto simile se non per queste piccole migliorie. Su invece la parte posteriore troviamo anche qua delle novità, ovvero i pulsantini rapidi. Sono ridotti, non sono più 4, sono soltanto 3. Sono più grossi, sono più stabili, sono più solidi. Si raggiungono meglio anche con dei guanti, appunto essendo più ciccioni come pulsanti e danno una solidità migliore. Qua non è cambiato, c'è sempre il solito appoggio per il pollice molto apprezzato, il display è sempre touch, non guadagna risoluzione, il display rimane uguale, così come il mirino che non guadagna risoluzione ma cambia tecnologia all'interno, ovvero il display posto dentro non è più un LCD classico ma è un OLED. Questo dice permettere i consumi di batteria migliori, una luminosità massima migliore e anche un refresh dell'immagine più fluido, quindi è meno scattoso quando ci si sposta e in condizioni di forte luminosità rispetto all'altra macchina che ogni tanto ci trovavamo a dover mettere la mano così per vedere in forte luce, con questo non avviene perché appunto è più luminoso. Altra cosa carina che hanno aggiunto è la ghiera per la compensazione diottrica, che prima si trovava qua lateralmente e quando si metteva e toglieva la borsa o con la giacca si rischiava di prenderci dentro e cambiarlo. Basta pigiarlo, viene fuori, si può regolare e scompare dentro, quindi non c'è più il rischio di erroneamente cambiare appunto la compensazione diottrica. Troviamo qua sempre il pulsantino per il crop che appunto ci permette di avere un crop 35, 50 o 75 mm all'interno del taglio dell'immagine e proprio nel crop che questa macchina ora rende il meglio di sé, grazie al nuovo sensore. Infatti la principale differenza di questa nuova Leica Q2 è proprio il sensore. Un sensore che diventa un 48 megapixel, ma completamente ammodernizzato, rivisto e perfezionato. Quindi non soltanto una miglioria dal punto di vista di megapixel, ma una miglioria totale del sensore, come gamma dinamica, come profondità dei colori, come tenuta degli alti ISO e così via. Senza tralasciare che appunto questo incremento di megapixel ci permette un crop col pulsantino più efficace, perché appunto essendo uno zoom digitale e non ottico, quello che apporta, andare a ritagliare l'immagine partendo da una base così ampia di megapixel non ci fa percepire una perdita così drammatica come era invece con la Q1 quando si andava a tagliare intorno ai 50 mm. La macchina come al solito non ha sportellini perché laterali per non rovinare il design, ma sotto cambia un pochettino. Troviamo uno sportellino della batteria e della scheda SD rivisti. La scheda SD si trova di qua e la batteria è di qua. Cambia la batteria, quindi tutti i possessori della Leica Q non potranno sfruttare la loro batteria sulla Leica QP. Questo perché hanno deciso di applicare a questa macchina la più capiente e la più performante batteria della Leica SL, con un meccanismo di sgancio veramente interessante, ovvero bisogna tirare questa ghiera, ma la batteria ancora non scende. Per far sì che scenda bisogna fare un'altra piccola pressione e a questo punto la batteria viene fuori. Batteria che grazie alle sue dimensioni più generose aumenta la percentuale di scatti fattibili con questa macchina e anche il display OLED migliora questo fatto. Tra tutte e due le tecnologie introdotte, con la Leica Q2 si riescono a fare circa 100-150 scatti in più che con la precedente Leica Q.
E qua arriviamo invece alla principale novità di questa Leica Q2, come possiamo vedere da questa scritta, ovvero IP52. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Leica con questa macchina ha interamente rivisto tutte le guaine, tutte le protezioni, la costruzione della macchina, rendendola appunto resistente all'acqua. Lo standard IP52 non ne permette l'impermeabilità totale, l'immergibilità ovviamente, ma la rende molto più resistente a schizzi, polveri, intemperie. Con questa macchina si può tranquillamente scattare sotto la pioggia senza aver timore che si rovini, si può andare in ambienti sabbiosi senza paura che la polvere si vada a inserire nel corpo macchina, e quindi è una macchina che ci può accompagnare veramente in qualunque situazione, grazie appunto al suo peso ridotto, che purtroppo è salito di circa un etto rispetto alla Leica tradizionale, ma è comunque un peso molto ridotto per un full frame con un'ottica così luminosa e così prestazionale. In aggiunta a questo, anche la raffica migliora, può passare a 10 foto al secondo con fuoco continuo e pensate 20 foto a secondo senza l'autofocus. Con un sensore da 48 megapixel, gestire una raffica da 20 foto a secondo è veramente mostruoso, merito del nuovo processore Maestro 2 che ne garantisce prestazioni incredibili. Altra novità che apporta è la capacità video, che diventa un 1080 a 120 frame per secondo e introduce il 4K a 30 frame per secondo. Abbiamo avuto in mano questa macchina soltanto per 2 giorni per poterla provare e fare questo primissimo e velocissimo unboxing e test. Abbiamo fatto qualche scatto molto veloce di prova, che vedrete in sovraimpressione nel video, per valutare appunto la qualità di questo sensore e l'incredibile risoluzione che porta. Più avanti sicuramente faremo dei test più approfonditi su questa macchina per analizzare tutti gli aspetti più da vicino. Ringraziamo Leica Camera Italia per averci permesso di vedere questa macchina in anteprima e iniziare a capire un po' come funziona e le differenze dalla Q1. Un saluto da The Italian Maker.